di garanzia, la corte funzionale. Con quello che vedo io, il discorso della indipendentemente dal passaggio dell'Italia, più o meno, con una sua, con diciamo la maggioranza comunque anche di oggi, diciamo che comunque era una maggioranza forzata, non è una maggioranza reale, essendo i membri della Corte Costituzionale eletti un terzo di nomina parlamentare, se questo accade, un terzo di nomina del Presidente della Repubblica, mentre un terzo è l'altro terzo è libero, i due terzi, se quella maggioranza, anche con l'Italia come sempre, comunque si elegge il Presidente della Repubblica, fondamentalmente avrebbe in mano due terzi della Corte Costituzionale. Quindi una eventuale legge, un esempio da tutti, la legge Fornero, piuttosto che qualsiasi altra legge che oggi magari la Corte della Consulta ha dichiarato incostituzionale, difficilmente sarebbe libera una Corte Costituzionale così composta di emettere sentenze che vanno a, diciamo, rovinare i piani di chi li ha nominati fondamentalmente e messi a quel posto, in quel posto lì. Quindi è a rischio l'indipendenza dell'ultima, diciamo, nostra salvezza in casi di ingiustizie che subiamo, quindi l'organo di garanzia supremo. Questa è la mia valutazione, volevo sapere se, visto i rischi della democrazia, questo è il rischio della democrazia, se è vero oppure no. Grazie Gianni.